per me è il dissesto è più favorevole. Si fa un piano di 5 anni anziché di 10, o di 7 o di 3, lo vedremo. Le tariffe purtroppo sono quelle, vanno aumentate. Non vanno aumentate, ovviamente non è un discorso di aumentare fino a che punto. La copertura integrale dei costi, quindi vanno aumentate fino alla copertura integrale dei costi. Quindi una cosa poteva essere fatta anche un anno fa, arrivare alla copertura integrale dei costi. Poi c'è la commissione di dissesto, e la commissione di dissesto provvederà alla liquidazione di tutti i debiti pregressi. E la nuova amministrazione si troverà quindi in pari. Poi c'è la commissione di dissesto, e la commissione di dissesto provvederà alla liquidazione di tutti i debiti pregressi. E la nuova amministrazione si troverà quindi in pari. Il predissesto prevede un piano con 20 step. Ogni step viene controllato dalla Corte dei Conti. Se lo step salta, la Corte dei Conti dichiara il dissesto. Se la Corte dei Conti non approva il piano inizialmente, se la Corte dei Conti... Tutto ciò a pro di avere accesso a un fondo. È uno strumento così grave che secondo me la Commissione Prefettizia non la può fare. Cioè io non posso impegnare la popolazione di Pomezia per i prossimi 10 anni. Infatti stiamo ancora discutendo se farlo e cosa fare, quindi se non fare nulla, quindi tappare i buchi in attesa della prossima amministrazione, o se dobbiamo assolutamente ricorrere a uno degli strumenti giuridici che prevede la legge. Aumenteranno gli interessi dei debiti da un lato, dall'altro stiamo già cercando, ma non già noi, ma già la precedente amministrazione cercava di fare transazioni per la riduzione del debito per ogni debito si cercava di fare una transazione, noi stiamo continuando in questa ottica. Per esempio avere una riduzione del debito e rateizzazione contestuale, e di modo che per quanto è possibile, quindi non avere azioni esecutive, pagare per dire un 20.000 euro al mese, laddove ci troviamo a 200.000 euro di debito, e cercare anche appunto una transazione anche sull'entità. Quindi io penso che il compito dei due commissari sia questo per ora. Trovarsi a risolvere caso per caso i problemi di esecuzione senza fare una valutazione politica di quello che possa essere il bilancio nel futuro, ma cercare appunto di tappare buchi, come si può dire, di aiutare, di cercare di assicurare l'ordinaria amministrazione.